Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la regola della sostenibilità. Come ogni lunedì mattina dopo Just Today ci ritroviamo insieme per mettere sotto la nostra lente di ingrandimento i temi importanti della sostenibilità. Questo termine che più di una volta abbiamo spiegato racchiude in sé un mondo molto ampio che va dalla sostenibilità ambientale, ma passa inevitabilmente per quella sociale ed economica, quindi una sostenibilità umana a tutto tondo che deve essere quanto mai recuperata, perché è una consapevolezza che non può, di cui non possiamo più fare a meno, pena appunto la un incontrovertibile decadenza del nostro pianeta e quindi della nostra stessa sopravvivenza. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo ormai da diversi mesi a questa parte, e come di consueto anche oggi parleremo di buone pratiche di sostenibilità che ci aiutano appunto a tracciare una rotta verso un mondo più sostenibile, più accogliente per tutti. Ma come di consueto, dopo questa prima parte introduttiva con delle news dall'Italia e dal mondo che da qualche settimana sono affidate al prezioso supporto, alla preziosa collaborazione delle ragazze e dei ragazzi di Smiley Academy Italia, ci prenderemo una pausa di riflessione, come è senza dubbio giusto dire, questa settimana con Monsignor Felice Accrocca, che facendo un focus su San Francesco, ecco, ci aiuterà a riflettere sull'importanza anche dell'essenzialità come modello di vita per essere più sostenibili. E quale esempio migliore di San Francesco in questo senso, che da 800 anni a questa parte traccia una strada assolutamente giusta per l'uomo e per il pianeta. E poi, sempre ripercorrendo quelle che sono le tappe del nostro appuntamento settimanale, troveremo le ragazze e i ragazzi, questa volta della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, anche loro sempre attenti, con il loro sguardo attento sul mondo, condivideranno con noi preziose riflessioni a tema. E poi, come detto, chiudiamo con le buone pratiche questa settimana con il nostro con un viaggio particolare che ci porterà a conoscerci, a confrontarci con degli architetti che si stanno prodigando per realizzare delle scuole sostenibili. In maniera particolare, la loro idea di scuola è un'idea di scuola circolare e smontabile, pensate. Bene, io non ho salutato Fra Itole, non lo trovate accanto a me perché, come vi sarete resi conto, stamattina lui non c'è per altri impegni, però ecco, insieme abbiamo anche questa volta realizzato la scaletta e quindi non indugiamo oltre, andiamo a scoprire le news che ci hanno preparato questa settimana i ragazzi di Smiley Academy. Ci ritroviamo subito dopo. Il cambiamento climatico non esiste, anzi è già qui, mentre è già qui. E questo il titolo, il concept di un'installazione artistica che è apparsa durante la Fashion Week, quindi un periodo molto caldo per la città di Milano, tra le strade di Milano, tra le strade di Paolo Sarpi, una via che durante la Fashion Week viene utilizzata appunto come set fotografico da tutti i modelli e da tutte le case di moda. L'importanza di questa installazione oggi è quella di comunicare un messaggio: il cambiamento climatico è qui e colpisce la vita di tutti e di tutte noi in tutti i momenti della nostra giornata, in tutti i momenti della nostra vita. La macchina è una macchina distrutta da chicchi di grandine enormi, volutamente enormi, sproporzionati rispetto a quelli che sarebbero la normalità, per dare il senso di una grande devastazione dovuta alla crisi climatica e dovuta al
cambiamento climatico. Le stesse devastazioni che abbiamo vissuto in Italia quasi un anno fa, l'estate scorsa, in Emilia Romagna, a Milano, con una devastazione che ha distrutto parte del verde urbano. A Milano, dove Smiley Academy nasce e dove oggi si parla tantissimo di inquinamento dell'aria e di tutelare il diritto a respirare un'aria più pulita. L'installazione Climate Change Doesn't Exist, che appunto è già stata rimossa, ma che è rimasta per tempo limitato, che ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare attivamente, a chiedere azioni concrete ai governanti, è stata creata da CESVI, da una fondazione che opera in tutto il mondo per rispondere alle crisi umanitarie e sanitarie e ambientali, da Factanza Media e grazie al contributo della Commissione Europea. L'installazione vuole ricordare quella che è la tragedia del Pakistan, che da oltre 3 anni vive in un'emergenza ambientale e umanitaria, un'emergenza che solo l'anno scorso ha sommerso 1/3 del paese e che ad oggi ha generato quasi 8 milioni di sfollati e un numero inquantificabile di vittime e di persone che di fatto sono diventate i nuovi migranti climatici. Pakistan vive questa emergenza umanitaria e ambientale nel silenzio più assoluto della comunità internazionale. È proprio per questo che da quell'installazione dobbiamo a oggi passare, e quindi all'engagement dei cittadini, al citizen engagement, dobbiamo, come ci dice CESVI, necessariamente passare all'azione. Dobbiamo chiedere più misure ai nostri governanti, dobbiamo chiedere più misure alla nostra politica. E noi ringraziamo i ragazzi di Smiley Academy, come sempre molto attenti a quello che succede in Italia e nel mondo, e come vi abbiamo già raccontato qualche settimana fa, pronti a partire per l'India, in maniera particolare per Assam, dove proprio in questo mese di marzo, ovviamente ne parleremo anche più avanti, raggiungeranno la sede centrale del loro progetto, dove un gruppo nutrito di giovani provenienti da tutto il mondo proveranno a immaginare un futuro migliore per il pianeta, senza dubbio quindi più sostenibile, e un'idea davvero degna di attenzione. I ragazzi di Smiley Academy, come detto, ecco, ci stanno aiutando nella prima parte del nostro programma ad avere uno sguardo sul mondo. È molto interessante quello che abbiamo ascoltato oggi. Molto bene, quindi abbiamo iniziato così stamattina e come anticipato, subito dopo la prima pausa pubblicitaria invece entreremo in videocollegamento con Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, specializzato in francescanesimo. Con lui questa mattina ripercorreremo i passi di Francesco, è il caso di dirlo, recuperando l'importanza della povertà, del perché San Francesco sceglie di camminare a scalzo, a piedi nudi. Quindi non andate via, restate con noi perché ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. E allora, come promesso, è in collegamento con noi Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento. Monsignore, buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a lei e anche a tutti coloro che ci ascoltano. Stamattina anticipavo che non c'è Fra Italo al mio fianco per impegni pregressi, ma io sono sicuro che riuscirò a portare a compimento il nostro tema di oggi grazie alle vostre preziose riflessioni. Io volevo solo ricordare ai nostri amici telespettatori che Monsignor Felice Accrocca è anche studioso di storia medievale, già docente nella facoltà di
storia e beni culturali della Chiesa nella Pontificia Università Gregoriana di Roma e presso l'Istituto Teologico di Assisi, nonché autore di numerosi volumi e saggi proprio su San Francesco e Santa Chiara d'Assisi e sul francescanesimo medievale più in generale. È colui che ha coordinato la sezione delle biografie nella terza edizione delle fonti francescane, quindi quale migliore interlocutore per andare a riprendere il tema di oggi che, come vi annunciavo in apertura, è legato un po' alla scelta di San Francesco di camminare scalzo come simbolo di povertà, quella povertà che poi in realtà è ricchezza, soprattutto in ottica di sostenibilità, perché oggi sono forse i tanti eccessi che stanno portando, che ci stanno portando a non rispettare, non tutelare il nostro ambiente e di riflesso noi stessi. Prima di darle la parola, Monsignore, recuperiamo un passo di Tommaso da Celano. È precisamente quello che dice: ma un giorno in cui questa chiesa si leggeva il brano del Vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli di predicare, il santo, che ne aveva intuito solo il senso generale, dopo la messa pregò il sacerdote di spiegargli il passo. Il sacerdote glielo commentò punto per punto e San Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né due tonache, ma soltanto predicare il regno di Dio e la penitenza, subito, esultante di Spirito Santo, esclamò: questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore. S'affretta allora il Padre Santo, tutto pieno di gioia, a realizzare il salutare ammonimento. Non sopporta indugio alcuno a mettere in pratica fedelmente quanto ha sentito. Si scioglie dai piedi calzari, abbandona il suo bastone, si accontenta di una sola tunica, sostituisce la sua cintura con una semplice corda. Ecco, Francesco, che ascolta il Vangelo e senza indugio si fa plasmare da esso, aveva veramente una capacità di convertirsi così immediata come ci restituisce questo scritto di Tommaso da Celano, Monsignore? Ma dunque, è chiaro che noi dobbiamo presupporre per Francesco, come per ogni persona, una gradualità dei percorsi. Però Francesco è certamente capace di questi salti, direi così, di qualità, anche se non improvvisi, certo significativi. Peraltro la geografia conosceva bene un episodio simile. Antonio, il padre del monachesimo orientale, aveva ascoltato il Vangelo in chiesa che gli diceva, e lui era già in un periodo di tormento, di vendere tutto e darlo ai poveri, e così fece. E Francesco, in qualche modo, diciamo così, analogamente a quello che era stata già l'esperienza di Antonio quasi 1000 anni prima, ripete l'esempio. Cioè, ci sono delle persone che indubbiamente all'ascolto di una notizia, in un incontro col Signore, sono capaci di cambi improvvisi di vita. Però è vero anche che il percorso di Francesco durava già da alcuni anni. Lui, nell'incontro con i lebbrosi, aveva cambiato i criteri di valore di giudizio, e quindi era alla ricerca di qualcosa di più. Quell'ascolto del Vangelo lo prende in un tempo della sua vita in cui egli già da qualche anno si è messo alla sequela del Signore. Quindi è come dire, è nella logica anche delle cose che lui definitivamente rompe ogni indugio. Cioè, quando ascolta quel Vangelo, Francesco aveva già lasciato la casa paterna, già si era messo a vivere mendicando, per cui, come dire, il salto è meno improvviso e direi anche meno evidente di quello che sembra, perché già da anni lui era su quel percorso.
Molto bene, Monsignore. Tra l'altro, ecco, questa riflessione è assolutamente pregnante se pensiamo anche al fatto che nel periodo storico in cui San Francesco e Santa Chiara vivono, molte persone, vuoi per necessità, vuoi per scelte di vita, non hanno tutta questa disponibilità di calzari. Alcuni Certo. camminano scalzi perché sono poveri, altri perché magari hanno già fatto delle scelte di vita radicali, però ecco, è il cammino di Francesco, il percorso al quale lei faceva riferimento, che ne marca la differenza. Mi permetto di dire anche motivo per cui a 800 anni di distanza San Francesco è ancora, direi, un simbolo così potente anche in relazione a queste sue scelte radicali di vita. Certo, la maggior parte della popolazione andava scalza. E questo non solo allora. C'è una foto famosa che ritrae il grande studioso di San Francesco dell'epoca moderna, un pastore protestante, Paul Sabatier, che nel 1912 sulla piazza della Basilica Inferiore di Assisi è fotografato con, credo, 11-12 ragazzetti. E non è estate perché si vede dagli abiti che lui porta e che portano anche quei ragazzetti. Ebbene, su 11, 4 o 5, e siamo nel 1912, 4 o 5 dei ragazzi sono a piedi nudi sul pavimento della piazza. Non hanno né scarpe né calzini. Quindi se ancora nel 1912 stavamo in quella condizione, ai tempi di Francesco la percentuale era ancora più alta. Ma quello che colpisce nella sua vita è che lui avrebbe potuto permettersele calzature, avrebbe potuto permettersele di qualità. Quindi la sua non è una scelta forzata, non è una costrizione, è una scelta libera. Lui sceglie di essere povero, quello che molti non potevano permettersi di scegliere, e in fondo lui sentirà la sua e i suoi compagni sentiranno la loro condizione come un privilegio. Dice: noi abbiamo potuto scegliere di essere poveri, e invece molti lo subiscono soltanto. C'è un'altra cosa da dire, questo per l'oggi, che ogni situazione va calata nel suo contesto. Cosa significa, ecco, oggi essere poveri? Cosa significa essere poveri in Occidente? In Occidente, per esempio, anche un povero porta le scarpe. In Africa un povero non porta le scarpe. Quindi noi non possiamo avere un approccio, direi, fondamentalista, no? Che sia sempre uguale dappertutto, assoluto. Ma ogni situazione va contestualizzata e salvato il principio. Cioè Francesco sceglie di essere minore, sta dalla parte di quelli che sono minori. Ecco, questo per lui è fondamentale. Questo dovrebbe esserlo anche per noi oggi. Ecco, come è giusto che sia, ci stiamo portando dall'epoca di Francesco, abbiamo fatto quello step intermedio ai primi del Novecento e ci stiamo portando ai giorni nostri. Giorni in cui, come giustamente evidenziava lei, poi non è che in tutto il mondo contestualmente viviamo le stesse vicissitudini socio-economiche. Ancora oggi purtroppo ci sono tante parti del mondo dove quella povertà non è una scelta, ma è una condizione di vita in cui tanti esseri umani si ritrovano patendone tutte le sofferenze, le relative conseguenze negative. E poi c'è quella parte di mondo che noi, per un puro caso, ci troviamo ad avere la fortuna di vivere dove oggi c'è troppo di tutto. E questa consapevolezza che forse ci manca, e recuperare il senso più alto del termine povertà, probabilmente ci aiuterebbe a vivere meglio non solo come singoli individui e come comunità, ma anche a rispettare l'ambiente, perché è un dato di fatto che tanti guasti oggi derivano proprio da questa ricerca del superfluo spasmodico, ormai quasi assolutamente scollegata da un senso logico. Questa è una cosa che, vi confesso, a me crea sempre imbarazzo, perché
ci comportiamo come se davvero facessimo a meno del cervello tante volte, facessimo a meno dell'elemento della ragione. Il fatto è che credo questa situazione che abbiamo vissuto negli ultimi decenni, in fondo di abbondanza, ci ha prodotto in molti, in tanti, una forma mentis, intanto che si vuole tutto, si vuole subito e senza sforzo, è come se tutto ci fosse dovuto. In realtà tutto è dono. E questo noi abbiamo perso questo orizzonte mentale. Per cui alla fine tutto ci è dovuto e non gustiamo più niente, e non ci meravigliamo più di niente, non ci sorprendiamo più di niente. E questo ha ucciso lo stupore in noi. Basta vedere anche un bambino, no? Un bambino uno può regalargli i giocattoli più sofisticati che vuole, ma si gioca un giorno, sì e no, e poi lo butta. Perché? Perché ha tutto, ce l'ha subito, apre la bocca e ha, in fondo fa un po' di capricci e ha quello che vuole. Questo sta ammazzando anche noi la capacità di gioire e di sorprenderci. E questo è un impoverimento, cioè questa ricchezza che abbiamo avuto in fondo per certi aspetti ci ha impoveriti su altri versanti molto importanti. D'altro canto è vero che l'uomo, pensato come se tutto gli fosse dovuto, si sente il padrone di tutto, si sente in grado di poter abusare di tutto, per cui l'ambiente stesso sembra di poterne fare l'uso che vuole, non si rende conto che agisce contro le generazioni future, ma anche contro se stesso, perché poi i tempi si sono fatti brevi, certi guasti li subirà la nostra stessa generazione, ovviamente quella successiva ancora di più. E questo noi non ci manca la cura della casa comune. È come se quello che è di tutti noi pensassimo non è anche mio, è di nessuno, ne posso abusare, non è così. E credo che dovremmo, da questo punto di vista, anche nella catechesi, nell'azione pastorale, insistere di più su certi aspetti, anche proporre di più esperienze capaci di rieducarci a questo. Da questo punto di vista San Francesco ci insegna: l'amore e la ricerca della sintonia con la natura, con il creato, possono essere percorsi di conversione assolutamente preziosi. Forse oggi, ecco, andrebbero rivalutati su tutti i livelli, dal livello proprio scolastico a qualsiasi altro ambito di formazione, perché viviamo in una società, forse altre volte abbiamo fatto questo tipo di riflessioni, in cui non abbiamo plastificato solo il mondo, ma quasi, mi sembra quasi che abbiamo plastificato l'umanità. Siamo un'umanità laccata, a tratti scintillante, però in fondo vuota. Quella della plastica poi è emblematica come immagine, perché arriva nella nostra società solo qualche decennio fa, probabilmente neanche un secolo fa, e ha già saturato tutto il pianeta con effetti devastanti dal punto di vista dell'inquinamento, che ancora molti non realizzano come quell'inquinamento, anche attraverso le microplastiche, le nanoplastiche, fatalmente entra addirittura nella catena alimentare, e quindi ci stiamo avvelenando. Come I pesci mangiano la plastica e noi mangiamo i pesci. E purtroppo non solo i pesci, perché a quanto pare ormai le micro e nanoplastiche stanno inquinando anche i terreni, e quindi non facciamo un percorso di ritorno alle origini, evidentemente stiamo giocando con la salute, come diceva benissimo lei, non soltanto dei nostri figli e dei nostri nipoti, ma ahimè già con la nostra salute. Bene, Monsignore, siamo alle battute conclusive, siamo poi nel pieno della Quaresima 2024. Un messaggio, se ci può, ecco, lasciare in chiusura, per ritornare ad un'umanità più consapevole e più in sintonia con il creato e con il creatore. Ecco, credo che una parola possa sintetizzare i discorsi che abbiamo fatto: essenzialità. Se noi tornassimo a ciò che è essenziale per la nostra vita e anche ad un uso essenziale delle cose,
andremo a ciò che è importante e oltretutto faremo meno sprechi e meno abusi. Quante cose utilizziamo che non sono essenziali e che poi buttiamo che no, influiscono nel giro dei rifiuti e della essenzialità. Ecco, povertà non è per tutti, no? Alcuni la scelgono, non tutti, ma essenzialità dovrebbe essere una parola d'ordine per tutti. Perché in fondo se abbiamo ciò che è essenziale non ci manca nulla. Ecco, Solo consigliere. eviteremo tanti sprechi e tante energie sprecate su tante cose che non contano affatto. Grazie mille. Mi permetta di aggiungere una parola che è estremamente legata a quella dell'essenzialità, che è appunto quella della consapevolezza che già citavamo, perché mi veniva da sorridere, un sorriso amaro. Nessuno ci obbliga ad acquistare e consumare, a differenza, che ne so, per esempio, del pagare le tasse. Come cittadini siamo tutti quanti obbligati a pagare le tasse, non abbiamo altra scelta. Invece nessuno ci obbliga ad acquistare necessariamente cose, soprattutto di cui non abbiamo tutta questa necessità. Per cui mi auguro che anche grazie a queste riflessioni, a questo programma, a questo livello di consapevolezza e di necessità dell'essenzialità arrivi e possa produrre almeno in parte qualche piccolo cambiamento. Grazie, Monsignore, per essere stato con noi. Speriamo di ritrovarla presto. Grazie, grazie anche a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Un caro abbraccio e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Noi ci fermiamo soltanto un attimo, ritroviamo ben presto la comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo per le loro riflessioni settimanali. A fra pochissimo. Grazie Tony e grazie Fra Italo e benvenuti a tutti nel nostro spazio curato dai ragazzi della comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo. Ecco, qui abbiamo Alessia e Anna Paola, benvenute. Buongiorno. Grazie. La nostra comunità è un gruppo di ragazzi nati qui a San Giovanni Rotondo, nata qui a San Giovanni Rotondo per riprendere i temi dell'enciclica di Papa Francesco. Come sapete, Papa Francesco ha pubblicato l'enciclica Laudato Si' nel 2015. Poi nel 2020 ha chiesto a tutta la cristianità di riprendere l'enciclica perché forse non avevamo capito molto. E proprio nel 2020 sono nate queste comunità in tutta Italia e poi nel mondo, il movimento Laudato Si', cioè gruppi di persone che si preoccupano di sensibilizzare, proprio di riprendere, di fare da cassa di risonanza ai temi dell'enciclica. Sappiamo quanto il Papa ci tenga a queste tematiche. Avrebbe voluto partecipare alla conferenza di Dubai, alla COP28, però la sua salute gliel'ha impedito. Ma il cardinale Parolin ha letto il suo discorso, no? E diceva: il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo. Quindi era un monito molto forte. Adesso ha annunciato a tutti che andrà in Oceania ad agosto. Noi preghiamo per lui e ci auguriamo veramente che riesca ad andarci, perché vedere arrivare fisicamente un uomo del genere con la sua presenza mite, eppure forte e determinata, penso che possa, diciamo, lasciare un segno anche nelle coscienze di tante persone. I suoi temi, quando lo ascoltiamo, all'Angelus, in tutti gli interventi, i suoi temi su cui batte di più sono appunto la cura della casa comune e adesso la guerra. Le immagini che la regia ci sta mandando sono immagini un po' tristi, un po' cupe, però sono la realtà. La guerra provoca tante vite umane, provoca la morte di tante vite umane, però provoca tanti danni ambientali. Noi oggi vogliamo raccontarvi questo triste fenomeno e lo vogliamo fare come al solito partendo da un passo dell'enciclica che vi leggiamo testualmente, proprio per dirvi quanto è attuale questo documento del Papa. Nel 2015 lui l'ha scritto, ma risulta ancora a distanza di anni attualissimo. Al paragrafo 57 dell'enciclica lui dice testualmente: è prevedibile che di fronte all'esaurimento di alcune risorse si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi danni all'ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli.
e i rischi diventano enormi quando si pensa alle armi nucleari e a quelle biologiche. Infatti, nonostante che accordi internazionali proibiscano la guerra chimica, batteriologica e biologica, sta di fatto che nei laboratori continua la ricerca per lo sviluppo di nuove armi offensive capaci di alterare gli equilibri naturali. Ecco, sappiamo che la guerra è qualcosa di veramente terribile. Ogni guerra ha un proprio prezzo. Ed è quello delle vite umane, devastazioni, crisi economiche. Ma c'è una cosa che viene sottovalutata ed è quella del cambiamento climatico, perché ne va da molto sull'impatto ambientale. Infatti si parla di misure globali per evitare che ci sia una produzione eccessiva di CO2. Però cioè, come posso dire? Le guerre non mettono in conto che le guerre, i bombardamenti ne producono tantissima. Esatto. Andando a distruggere ciò che fa bene all'uomo, come l'aria, l'acqua, ciò che produce vita. Anche la biodiversità, no? Si tratta di sconvolgimenti, giustamente come diceva Alessia, no? Si va ad inseguire le percentuali per abbassare di pochissimo la presenza della CO2 nell'aria, ma poi con un bombardamento solo, e purtroppo adesso stiamo assistendo con quella che il Papa chiama la guerra mondiale a pezzi, no? Cioè veramente ci sono, seguendo i telegiornali, si vedono tante zone in cui i bombardamenti, l'uso delle armi è giornaliero, purtroppo, e le immagini che ci stanno passando e che comunque vediamo in continuazione ci dimostrano questo. Questo ha un impatto terribile, diceva Alessia giustamente, un impatto sull'aria, un impatto sull'acqua, un impatto sul suolo, no? Sì, è vero, basta considerare il fatto che solo i mezzi di trasporto che vengono usati per queste azioni belliche producono un'emissione di CO2 incalcolabile, tanto che un gruppo internazionale di scienziati ha calcolato che solamente nei primi 7 mesi della guerra in Ucraina sono state emesse più di 100 tonnellate, milioni di tonnellate, scusate, di CO2. Consideriamo anche che l'inquinamento da parte degli strumenti bellici avviene anche durante i periodi, tra virgolette, di pace, quindi durante le esercitazioni. Comunque avvengono queste cose. I bombardamenti che sprigionano un quantitativo di sostanze tossiche che poi con il vento vengono spostate nell'aria e vanno a finire, come dicevi Maria Stella, sui suoli. I suoli che poi non possono più essere utilizzati per la vita agricola e quindi per il sostentamento delle popolazioni che vivono in questi posti appunto bombardati. L'acqua che viene inquinata per le sostanze di reflusso che vi vengono apportate, oppure vengono spesso distrutte delle dighe intenzionalmente per allagare delle zone come tattiche di guerra o per disseccarne di altre, quindi il contrario, però comunque facendo un danno all'acqua, alle risorse idriche e quindi al sostentamento dei popoli. Esatto, adesso siamo anche con il cuore in gola, no? Perché in continuazione ci dicono che le bombe cadono a pochi metri, no? 400 metri dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, cioè vuol dire che basta pochissimo per provocare un danno nucleare con ripercussioni che proprio non possiamo immaginare. Ma abbiamo parlato dei danni alla parte, diciamo, abiotica, l'acqua, l'aria, il suolo, ma la biodiversità
umanità viene compromessa in maniera seria, no? Dicevamo l'Ucraina perché è la zona più vicina a noi, no? Ma all'interno del territorio nazionale dell'Ucraina esistono i Carpazi, che sono la catena montuosa dei Carpazi, che sono considerati patrimonio dell'UNESCO per la grande presenza di biodiversità, l'abete rosso, ma tante come specie vegetali, ma tante specie anche animali, no? Che stanno soffrendo. Alcune muoiono direttamente, alcune invece muoiono e rischiano di estinguersi perché, come diceva Anna Paola, manca tutto l'entourage, manca tutto l'ecosistema intorno che viene distrutto. Si tratta veramente di situazioni di danni incalcolabili, cioè la ricostruzione dopo un conflitto non è solo una ricostruzione dovuta alle infrastrutture, non dobbiamo soltanto piangere i morti, ma è una ricostruzione lunga, 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 perché si è sconquassato un ecosistema. In più c'è un guaio ancora più grande. Vedete, l'immagine parla da sola, questa qui che ci ha mandato la regia, no? Questa è un'immagine di una specie africana. Anche in Africa ci sono tanti, tanti conflitti, e ci sono conflitti tribali, conflitti all'interno degli stati nazionali, no? E ci sono specie che stanno estinguendosi direttamente perché non trovano cibo, perché appunto gli ecosistemi sono devastati, oppure sono distrutti perché il loro ciclo vitale viene sconquassato. Inoltre è importante anche dire un'altra cosa: la guerra tra la Russia e l'Ucraina ha bloccato alcuni esperimenti importanti che si stavano facendo sul permafrost, che è quello strato perennemente ghiacciato che si trova appunto all'Artide, al Polo Nord. La Groenlandia, il Polo Nord, è una zona che è di competenza geografica della Russia. Ovviamente adesso tutti gli studi sono bloccati. Invece avere quelle informazioni derivanti dallo studio del permafrost ci avrebbe potuto far avanzare un attimo, capire un attimo come procedere nella lotta al cambiamento climatico. E questo non è un danno da poco, non lo pensiamo, siamo presi giustamente, come diceva Alessia, dal fatto che ci sono tanti morti, però dobbiamo anche un po' allargare lo sguardo e capire che i danni sono veramente danni a 360 gradi. Sì, quindi... infatti l'ONU sta proprio mettendo in atto, pensando in maniera razionale, a un progetto di tutela per l'ambiente durante i conflitti bellici. Ovviamente gli effetti saranno, diciamo, di lunga portata, però è comunque qualcosa che si sta facendo, a cui si sta pensando, e che per cui anche noi possiamo fare la nostra parte, nel senso che possiamo anche pregare per queste cose, perché appunto sono persone che mettono a disposizione il proprio sapere, i propri strumenti, i propri talenti, le proprie conoscenze, e quindi preghiamo lo Spirito Santo che li illumini affinché vengano messe da parte i propri interessi economici, politici, ma si guardi tutti nella stessa direzione. Sì, questo è sicuramente quello che in questo momento noi possiamo fare, non è certamente poco, è il nostro contributo a tutto questo. Sappiamo che oggi vi abbiamo un po' rattristato forse con questi argomenti, però ci sembrava giusto anche parlarvene, anche riportare la voce di tanti indigeni, no? Di tante persone che vivono in questi posti e che forse non possono raccontare quello che sta succedendo al di là appunto della morte, ma la devastazione totale che stanno vivendo. Vi lasciamo con queste immagini che sono forti ma importanti, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. Alla regola della sostenibilità, è il momento delle buone pratiche, e questa settimana abbiamo insieme a noi l'architetto Maria Alessandra Segantini, che con Carlo Cappai condividono questo importante studio di architettura. In realtà, ecco, l'immagine di un luogo fisico non ci deve trarre in inganno, perché loro lavorano
tra Treviso e Londra. L'ultima volta che ci sentivamo, Maria Alessandra era addirittura nella Manica, no? Stava attraversando la Manica per raggiungere l'Inghilterra. Uno studio, quello CPS Architects, fondato a Venezia nel 1994 e che negli anni ha riscosso numerosi premi e riconoscimenti, una cosa che non mi sorprende dopo aver approfondito la loro conoscenza, perché davvero da diversi anni si occupano di opere di notevole rilievo da un punto di vista ovviamente non soltanto estetico ma anche funzionale, ma questo ce lo spiegherà Maria Alessandra, che è già in collegamento con noi e che saluto cordialmente. Ciao Maria Alessandra. Ciao a tutti, grazie per questo tempo che dedicate al nostro lavoro, è un onore essere con voi. Grazie a te per la disponibilità. Come leggiamo in sovrimpressione, oggi sei qui con noi perché ci parlerai di uno tra i tanti progetti di cui vi occupate, che è quello di una scuola circolare e smontabile addirittura. Per cui ti chiederei di raccontarci come e perché nasce questo progetto. Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa. Noi abbiamo cominciato a occuparci di scuole 20 anni fa perché trovavamo che fossero degli edifici solo funzionali dove parcheggiare i bambini, cioè corridoi e aule. In realtà c'era molto di più in questi piccoli edifici o più grandi che punteggiano in qualche modo il nostro territorio. E quindi guardandoli semplicemente abbiamo incominciato a costruire intorno un lavoro di ricerca che poi è stato anche premiato dal Ministero con il premio Sfide 2009. Abbiamo costruito dei prototipi di scuole appunto in quegli anni, Ponzano, Chiarano e molte altre, che sono diventate le linee guida, i best practice per scrivere le linee guida del Ministero. Oggi siamo uno step successivo e abbiamo provato a giocare ed immaginare, a mettere insieme i significati di questa parola circolare. Allora, circolare intanto è il layout, cioè è una pianta circolare, che è il cerchio è il simbolo in tutte le culture di aggregazione. Quindi per noi è il significato della scuola che è un luogo di aggregazione della comunità. Obbligatorio il passaggio e il punto in cui la comunità si incontra. Quindi abbiamo cominciato a giocare, a lavorare su questo termine di circolare e abbiamo sperimentato 3 layout circolari, uno per la materna, uno per la primaria e uno per la secondaria, perché ovviamente il rapporto tra spazio e pedagogia è diverso a seconda dell'età evolutiva e dell'apprendimento del bambino. Tutti questi modelli lavorano con una struttura o in legno o in acciaio che può essere montata a secco e disassemblata nel tempo, quindi è circolare anche nel senso della sostenibilità. Veramente una bellissima intuizione, non so se ti hanno già detto che questa scuola sembra una navicella spaziale che ci auguriamo stia già veicolando nel futuro, in un futuro più sostenibile, tanti ragazzi e tante ragazze. Dio solo sa quanto c'è bisogno di scuole appunto con questa visione. Come nasce, ecco, la vostra visione, la visione di un mondo più aperto, inclusivo, circolare? Allora, nasce quando eravamo abbastanza piccoli, abbiamo guardato i modelli di scuola e abbiamo visto, semplicemente abbiamo avuto questa intuizione che era già lì presente, non è che l'abbiamo disegnata noi, ma l'abbiamo potenziata, dove le aule sono l'unica parte, tra virgolette, privata della scuola. Mentre tutto quello che gli gira intorno, quindi giardini, auditorium, mense, aule speciali per il teatro, la musica, eccetera, possono essere considerati spazi collettivi e aperti oltre l'orario scolastico. E questo ci ha permesso di cominciare il ragionamento. In questo caso l'abbiamo potenziato con la struttura, quindi tipo per la materna di Venaria Reale, che adesso è in progettazione, c'è una struttura di bordo che è molto porosa rispetto al giardino perché il bambino piccolo ha grande necessità di stare a contatto con il giardino, con la natura.
Nella scuola primaria di Conegliano, il cui cantiere è stato inaugurato da poco, verrà inaugurato domani, anzi, abbiamo una scuola, cioè una struttura sospesa nel vuoto, che praticamente permette alla luce zenitale di guidare il bambino nello spazio. Quindi il tema è quello del rapporto tra il bambino e la conoscenza, che è esplorazione nella scuola primaria. Questa invece, quella che vediamo nelle immagini, la scuola secondaria di Cervignano del Friuli, è una grande piazza, perché l'adolescente ha bisogno di stare in mezzo agli altri, di imparare dagli altri, di cominciare a sentirsi parte di una comunità. Questa è una grande piazza coperta, inondata dalla luce, dove le aule fanno e i laboratori fanno da corona, ma poi ci sono invece oggetti liberi nello spazio, c'è una piccola biblioteca, la scala, l'ascensore, l'auditorium, eccetera, che diventano, diciamo, gli oggetti liberi all'interno di questo spazio, perché i ragazzi hanno anche bisogno di imparare confrontandosi e condividendo esperienze. Quindi questa grande piazza centrale è l'elemento di aggregazione. Noi, per noi le scuole, noi diciamo sempre che le scuole sono le piazze delle periferie, proprio perché le periferie sono questi luoghi, secondo noi, assolutamente vivaci, che però hanno bisogno di centri che vanno inventati. E la scuola è una rete già presente, quindi se potenziamo le scuole, potenziamo le comunità. Bellissima questa riflessione, che condivido in pieno. Ecco, ci hai reso plasticamente, è il caso di dire, quanto sia importante vedere i nostri spazi, gli spazi in cui viviamo, in un certo modo. Quindi quanto è prezioso il lavoro che fate, ce lo avete restituito in maniera davvero plastica. Quello che volevo chiederti, ne abbiamo fatto un cenno seppur indiretto, quanto è importante invece che anche le istituzioni siano dalla parte di quei professionisti e cittadini che vogliono far vivere e rivivere magari questi spazi. Come è oggi la situazione? Pensi che le istituzioni, dal livello locale a quello centrale, siano più attente rispetto al passato nei confronti di questi temi? Allora, locali sicuramente sì, noi costruiamo con le amministrazioni questi tavoli di lavoro dove ci confrontiamo e confrontiamo questi temi con le amministrazioni, con gli uffici tecnici, con tutti gli stakeholders che partecipano al processo, e questo ci dà grande riscontro e grande partecipazione. Costruiamo anche dei progetti partecipati, li trovate online, i nostri video, dove per esempio abbiamo fatto uno spettacolo teatrale dove abbiamo raccontato il progetto della scuola ai bambini, coinvolgendoli in una recita che presentavano i genitori. Un'altra volta abbiamo illustrato, cioè disegnato una storia per bambini e l'abbiamo raccontata seduti in mezzo a loro, e così via. Quindi degli eventi particolarmente, secondo me, accattivanti, no? Non il questionario che dice siete d'accordo o non siete d'accordo, è condividiamo un'esperienza. Ecco, questo è molto importante nel processo di progettazione. Chiaramente questi sono tre prototipi che spero arrivino ai centri di decisione a Roma. Perché? Perché secondo noi hanno tutta la potenzialità per disegnare degli spazi che sono particolarmente interessanti. Cioè noi abbiamo il governo ha stanziato un sacco di denari tramite il PNRR sulle scuole, però i risultati che ho visto per le poche pubblicazioni che sono uscite fino adesso non sono esaltanti, sono ripetizioni di layout abbastanza poco creativi e poco ricchi dei temi di cui parlavo prima. Ecco, se non quella parte che avevamo già sviluppato nel 2008-2009, che è diventata la linea guida del Ministero, e quindi sono molto felice che tutti gli architetti siano obbligati a progettare scuole aperte oltre l'orario scolastico con spazi collettivi. Però la forma di quello spazio e la sostenibilità
sociale e ambientale di questi progetti va potenziata. Questo è il messaggio che vorrei lanciare a Roma. E arriva forte e chiaro. Noi nel nostro piccolo siamo felici di poter dare un'occasione in più per evidenziare l'importanza di questi temi. Maria Alessandra, mi auguro ci si possa ritrovare anche presto per tornare a parlare di rigenerazione urbana nel senso più ampio. Per il momento io ti ringrazio e ti auguro buon proseguimento di giornata. Ringrazio voi per il tempo che ci avete dedicato e buon lavoro a tutti. E allora arrivederci e arrivederci a tutti quanti voi che seguite la regola della sostenibilità. Noi ritorniamo lunedì prossimo, stessa ora, su Padre Pio TV.